È allerta gialla in Piemonte per il maltempo che da ieri imperversa su molte zone del territorio. A Torino, per fortuna, questa notte non c'è stata l'ondata di piena che si attendeva per il Po, che avrebbe dovuto o avrebbe potuto esondare nella zona dei Murazzi. Il corso d'acqua, infatti, non ha superato gli 1,95 metri nella zona di Carignano, scongiurando appunto così il peggio. La situazione è tenuta sotto controllo anche in provincia di Alessandria, dove le persone preposte in questi casi di maltempo, sono tutte all'opera. In prima linea ovviamente la Protezione Civile. Noi siamo in collegamento con Andrea Morchio, che è responsabile coordinamento della Protezione Civile della provincia di Alessandria, che ringrazio e saluto. Buongiorno. Allora, Buongiorno, buongiorno a lei. com'è la situazione attualmente in provincia di Alessandria? Sappiamo che ci sono Ma allora, diverse strade chiuse. attualmente la tregua che ha dato il maltempo da ieri sera, tarda serata, a poche ore fa ci ha permesso di far scendere un attimino tutti i livelli e quindi di quasi normalizzare la situazione. Aspettiamo questo nuovo peggioramento che dopo le ore 13, 13:30 arriverà previsto dai modelli meteorologici e aspettiamo anche il bollettino di allerta di ARPA Piemonte e soprattutto di ARPA Liguria, perché buona parte delle precipitazioni verranno in territorio probabilmente ligure, ma buona parte dell'acqua che arriva dalla Liguria passa appunto per la provincia di Alessandria, in primis nell'Ovadese, nell'Acquese, fino ad arrivare poi alla fine d'Alessandria. Il territorio ormai è saturo, quindi qualsiasi precipitazione, anche lieve, può creare innalzamenti repentini dei corsi d'acqua, soprattutto i minori, corsi d'acqua e rii, quindi l'attenzione ormai è massima. Noi da ieri pomeriggio abbiamo attivato il presidio di San Michele ad Alessandria, e abbiamo fatto dei sacchetti di sabbia pronti all'uso da portare in caso di richieste di comuni e in caso di situazioni critiche. Oggi pomeriggio il presidio continua con i volontari di pronto impiego e quindi la macchina è in funzione, aspettiamo solo l'evolversi della situazione. Ecco, ci sono attualmente delle strade chiuse sul territorio. Sì, questo stiamo appunto verificando perché questa mattina alcune strade sono state riaperte e le chiusure sono comunque dovute non a esondazione di fiumi e di rii, ma appunto come dicevo prima Per alla precauzione. precauzione e soprattutto perché i fossi ormai sono pieni, il terreno non riceve più acqua e quindi pochissima acqua che cade si riversa nei fossi pieni, quindi Certo. sul manto stradale. Bene, grazie ad Andrea Morchio, lo risentiremo magari nell'edizione di questa sera, se potrà, per ulteriori aggiornamenti. Buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a voi, grazie.